Il Sulmona non sfrutta il turno casalingo per portarsi a più 8 dal Giulianova ed ottiene solo un pari nella gara di recupero contro il Pineto. Nei padroni di casa assente per squalifica il difensore Brack. In avanti, lanci lunghi per Scandurra si riveleranno improduttivi. I nuovi Esposito e Rufo partono dalla panchina. Il Pineto, che fa leva in avanti su Miani, prova a fare subito pressione cercando di intimorire la capolista. Il Sulmona fatica ad avanzare e si vede per la prima volta al 17° con Proietti dopo uno scambio con Scandurra. Al 23° Scandurra appoggia per Calacampana la conclusione. Il Pineto prova a farsi pericoloso sulle ripartenze, ma al 25° il Sulmona crea un'occasionissima. Sponda di Bernardo Percau, di furia si salva in calcio d'angolo. Al 36° dopo un corner schiaccia di testa Scandurra, ma non va. Il Sulmona chiude in attacco. Nel finale Cau riesce a crossare. In mezzo Scandurra insacca in rete, ma il gol non è valido perché, su segnalazione dell'assistente, la palla al momento del traversone di Cau varca la linea di fondo. Con questo episodio finisce il primo tempo. La ripresa si apre con una debole conclusione di Scandurra. Il Pineto, bisogna dire, produce anche nel secondo tempo, al quarto minuto, Malocu spedisce in avanti, Miani lascia scorrere e Di Felice manda al lato. All'ottavo Mecomonaco inserisce al posto di Cau il fantasista Vittorio Esposito, ex Termoli, recente innesto del Sulmona. I biancorossi si rivedono in avanti con Scandurra e poi il Pineto. All'undicesimo Colincecco lancia in profondità, si inserisce Di Felice, il Sulmona reclama l'offside, ma l'azione va avanti e Meo si rende protagonista. Al 22° tiro dei padroni di casa con Calacampana. 2 minuti dopo Esposito colpisce la traversa. Ecco l'azione. Fraseggi in avanti, Calacampana, Scandurra ed Esposito che si accentra e conclude, ma il pallone si stampa sulla traversa. Alla mezz'ora, offensiva del Pineto con Di Felice che costringe Meo alla respinta. Al 37° il direttore di gara Francesco Di Paolo di Chieti viene preso dai crampi. Il gioco si ferma per un minuto scarso, si riprende e al 42° c'è un lancio di Colincecco per Di Felice in area, Meo devia in corner. All'89° palla di Esposito per Scandurra a lato. Fino alla fine del recupero si consumano gli ultimi assalti del Sulmona. Bella giocata di Esposito in area, ma Rufo non c'entra allo specchio. Dopo questa azione finisce il match sullo 0-0. Il Pineto sorride per la prestazione al Pallozzi, Mecomonaco invece arrabbiatissimo e se la prende con la terna arbitrale per il gol negato a Scandurra alla fine del primo tempo. Un gol regolarissimo, dove l'arbitro era 2 metri e non ha fischiato, fischia il segnalinea da 5 metri. A casa l'ha incontrata un rigore che non c'era. Adesso sono stufo, io non parlo mai. Adesso voglio parlare anch'io, non ce la faccio più, ogni settimana un arbitro con situazioni strane. Adesso basta perché non posso credere che ogni settimana ogni arbitro venga a fare un errore clamoroso contro di noi. Quindi è la prima volta che faccio questo sfogo, faccio. Alla squadra non posso rimproverare nulla. Abbiamo disputato una grande gara a mio avviso. Già da qualche settimana la squadra si è rimessa bene con le gambe e con la testa e ero convinto che avremmo fatto comunque una buona gara e oggi è stata una conferma ulteriore. Il risultato pregio è giusto, e abbiamo avuto anche delle buone occasioni magari per vincere, però un pareggio qui tutto lo accettiamo ben volentieri.